tutti. Bacioni enormi dalla vostra amica. Sono piena di roba. Sacchetto, haul, buste, sorpresa che le ho trovate. Aspettate. E poi, in questo video, oltre a tag, ci sarà anche qualcosina di Teddy. Un po' di cosine natalizie e non. Perciò adesso, incontro ravvicinato, dietro di me, vi faccio vedere tutto. Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica. Avevo già fatto l'intro, sì? Fa niente, io vi risaluto. Abbiamo cambiato la visuale, perciò io vi risaluto con il mio solito saluto che spero vi piaccia. E vedete, sacchettino, non è pienissimo, ma un polichino di cosine le ho trovate da Tiger, come vi dicevo prima. Meno male che ho trovato almeno le buste sorpresa, perché sinceramente, a parte che questo anno fa schifo, lo sappiamo benissimo, non diciamo più il perché, così, perché sono stanca di dirlo, di nominare quella cosa. E però anche con Tiger chiudiamo l'anno un po' così, perché poveretti anche loro, né? Non hanno potuto fare chissà che miracoli nei negozi e tutto così. Di Natale non ho preso tantissime cose, ho preso proprio ancora due robine e poi c'è dentro anche qualcosina di Teddy, perché almeno ti faccio vedere anche quelle, non sono molte cose tutte insieme. Allora ho detto, siccome un po' di un negozio, un po' di un altro, almeno faccio vedere un po' più di robettine. E adesso andiamo subito, dai, bando le ciance. Le buste sorpresa ve le apro come sapete di solito nel Pay With Me, almeno quelle le ho trovate, perché almeno quelle lì, insomma. Allora, di Natale ho preso qualcosina, una penna, due o tre rubine, poi ho preso ancora qualcosa col panda, favoloso. Vabbè, dettagli. Io direi, prima vi faccio vedere le cosine più grandi che non potevo lasciare lì. Cioè, no, ditemi voi. Le ho pagate 1 euro l'una e sono delle bustone con il veltro a strappo così, dove io ci andrò a mettere qualcosa, sticker o roba del genere, o disegni, non lo so, ma come potevo lasciargli lì le buste. Sono belle grandine, una A4, sì, un foglio A4 più o meno, sì. Guardate con le orecchie, dietro è fatto così a busta, no, cioè, non potevo. E ne ho prese due, una e una due, con questo panda meraviglioso. Aspettate che vi zoom un attimo, un po' più alto, se trovo qua, perché sono un po' imbranata io. Così più vicino, scusate, ecco, allontaniamo un pochino, eccoci qua. E guardate che belle che sono. No, non potevo lasciargliele lì, bellissime. Sì, sono di cartone, però sono belle, fatte bene. Poi c'è, non è un amore, questo patato qua. C'è, è un astuccio, sì ragazzi, è un astuccio panda. Mi pare che l'ho pagato 2 euro forse. Sì, non ci starà dentro un mondo intero di penne, però qualcosina sì. E mi piaceva perché, allora, diciamo che è magro, perché i panda sono belli paciottosi e qua non si può riempire più di tanto. La faccia è un po' schisata, scusate, bergamasco, un po' schiacciata, poverino. Però un astuccino così mi piaceva troppo, puccia, anche se io ho quello del panda bello che avevamo fatto nelle altre collezioni, tutto bello morbidoso anche quello, però questo era fatto diverso, mi piaceva, dal corino, bello gioia, ma è bellissimo, bello, mi piace, preso. Poi, tema ancora panda, poi andiamo con le cosine del Natale. Io non potevo lasciargliela lì. Adesso non vedo l'ora di aprirla e di usarla, perché ho in mente delle cosine da farci. No, guardate, c'è la calamita, c'è la zampetta così, tutto pelosotto così, ed è tutto bianco, non ha le righe né niente. Io la userò per farci i miei disegnetti, per farci le mie cosine. E l'amore, sentite, tac, la calamita, che bello. Io no, no, non potevo, cioè guardate che bello. Basta, mica basta, perché stai dando fuori il gatto. Allora, poi vabbè, ho preso due pezzi a 1 euro, già che c'ero, ho preso queste qua e sono salviettine, e queste qua piccoline così, sono comode da mettere anche nella borsa, in parte al gel disinfettante che non manca mai ormai. E poi andiamo con gli sticker. Non ho che sticker, aspettate. Allora, l'altra volta quando ero andata avevo preso questo bellissimo, collezione di quest'anno, e poi la matitina col babbo,
da Bonetelli. E adesso ho preso questa perché io non potevo lasciare lì i bambi. C'è un tre campanellini anche su codina, su scederino. Ed è una penna. Cioè, non potevo lasciargliela lì. Scordatevelo che io gli lasciavo lì questa meraviglia. Poi gli altri anni avevano fatto anche quella. Sì, devo avercela là da qua. Sono là sopra. Anche quella col Babbo Natale, quella col come si chiama? Con l'orsetto, insomma. Comunque ho preso questa, cioè, veramente è un amore. Io mi sono innamorata di questo Bambi qua, top. E adesso andiamo con gli sticker. Sticker. Ho preso questi gommoloni ancora, perché adesso erano all'inizio li avevano messi a 2 euro, adesso li hanno messi a 1 euro, però sono comodi anche per farci le clip, le cose, cioè così gommoloni nell'agenda no, perché già la mia agenda scoppia, ormai è andata, non posso più metterci chissà quanti fogli, meno male che l'hanno quasi finito. Poi quest'altri così, che c'ho anche lo schiaccianoci, sono molto bellini. E questo, che è diverso, c'è un altro tipo di schiaccianoci, cioè fatto con gli animali questo qua, vedete. Poi altro gommolone troppo carini. E poi ho preso 2 di questi che ho già infatti usato da qualche parte. No, aspetta, questo lo andrò ad usare nel video agenda. Questo qua invece mi pare che non l'avevo, e allora l'ho preso. Vabbè, dettagli. Ho preso qualche sticker, ecco. E quello che ho trovato da Tiger è questo, ragazzi. E non più di tanto. E tac, e tu che ta ta. Adesso vi faccio vedere le cosine di Teddy. Aspettate che tolgo tutto. Sono qualcosina anche di quello. E ve l'ho messo dentro qua insieme. Allora, prima di tutto ho preso questo, 1 euro. Sapete che io ho una marea di questi book qua che li uso per lo scrap. Vi farò vedere anche il video scrap. È già pronto, registrato. Devo solo decidere quando metterlo. Ho fatto vedere tutti i miei scrapbook che fino adesso ho fatto, che sono 6. Dopo ne sto facendo un, sto iniziando già un altro, ecco. E questo è 1 euro, non ce l'avevo, con questo qua un po' così wiccoso, con questo sole, luna, tutto un po' così astri, insomma, ecco. Ve lo faccio vedere. Bando alle ciance. Guardate, cioè, ma guardate sta luna, che meraviglia. Cioè, veramente, sono magnifici, mi piacciono troppo, mi piaceva troppo tanto. Sì, non ha i colori come quelli che di solito mi avete visto comprare, arcobalenosi, tutti belli sfumati, col fucsia, con la lilla, col giallo, con... Però ci voleva anche questo, per cambiare, per se serve un colore un po' più tenue, un po' meno vivace, o per fare qualche punto, c'ha del tema la luna, così se dovete metterlo da qualche parte, guardate che bello, il sole e la luna qua, bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo, perché beh, questi disegni qua, il sole della luna, mi piacciono tanto. Le stelline, poi guardate che belli. Sì, lo sfondo nero hanno, però vabbè, sono belli. Ci sta. E poi ho preso un po' di paper tape. Guardate che facciamo così. Questi qua che costano 65 centesimi. Ricordatevi sempre il prezzo sotto dove c'è scritto italiano, però 65 centesimi 3, ci sta. Adesso ve li faccio vedere, li apriamo. Ok, allora, un set è questo, dove ha il ferro di cavallo, spero si veda, sì, guardate, non trovo per aprirlo, volevo sbocciarlo un attimino, cioè sbocciarlo, aprirlo, eccolo qua, qua così, col ferro di cavallo, in questo bel sfondo bordeaux, poi quest'altro, dove c'è un po' di righine, questi fiorellini. E poi il suo terzo è questo, con questo cavallo qua con i fiori, che sembrava un unicorno al momento, però non vedo il corno, no, è un cavallino con i fiori, no, guardate che meraviglia, è bellissimo, eh. C'è questo pony cavallino qua con i fiorellini in testa, bellissimo, non c'è che dire, no, no, non si poteva lasciare lì, quel prezzo poi. Poi altro set da 3 a 65 centesimi, sempre. Ok, di Natale non li ho presi perché li ho comunque, cioè adesso che è Natale, poi è 1 o 2 settimane da decorare, non di più, perciò inutile comprarne tantissimi, anno dopo anno ne escono nuovi. Ne avevo presi appena andata da Teddy tempo fa, prima ancora dell'altro lockdown, prima ancora di tutto qua, e li avevo presi natalizi, e userò quelli, l'anno prossimo ne comprerò qualcosa di nuovo, però è inutile comprarne tantissimi.
E questo qua con questa scritta, in questo bel Tiffany, chiaro, 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 chiaro. Poi questo con queste grechine, quest'altro color verdino, non ve lo apro, dai, si vede. E questo qua con l'azzurrino qua, così, con le freccette. E questo qua, un altro tris. Poi, altro questo, tutto un po' con queste greche qua particolari, sempre 65 centesimi, 3. E voilà. Con questo sfondo un po' giallino, con queste belle grechine qua, si vede tanto, aspettate che questo magari... per farvi capire meglio, con questi bei colorini qua, questo, sempre con queste grechine un po' particolari, e poi questo a righine, dai, carini, non mi dispiacciono per niente. Poi l'ultimo, ma non da meno, è una meraviglia, sempre 65, sempre 3 pezzi, ed è ottima la cosa. E c'è questo un po' festaiolo con le bandierine, questo bel sfondo rosa pastello che mi è piaciuto un sacco, un salmone, un rosa pastello, bellissimo. Poi c'è questo, ma no, guardate questo, se non è un amore, io non potevo lasciargli lì questo. No, guardate, c'è anche il riccio, ma io non l'avevo visto perché era girato sul coniglietto, c'è il coniglietto, si vede, sì, che vola con i palloncini, ma c'è anche il riccio. Madonna, amore della mamma, ma quanto sei bello, sapete il mio amore anche per questi roditori qua, cricetonzi, ricci, no, mamma, cioè io panda, unicorni, lama, cricetonzo, perché hashtag cricetonzo è il mio idolo, e poi il riccio, quando avevano fatto la collezione del riccio la taglia, che ero andata fuori di testa, e adesso c'ho anche il paper qua così, mamma mia, allora devo fare una decorazione riccio. No, guardate che puccio che è, io spero si veda, ma è un amore che vola col palloncino. Qua c'è appunto coniglietto e riccio, amore bello. E poi qui c'è sfondo azzurrino, scusate, qui altro sfondo azzurrino, ci sono le farfalline, perché... con le nuvolette, no? Guardate che bello che è. Cioè, questo prezzo qua, quando ci sono, quando riforniscono Teddy, è veramente una fiera per me. Però non sempre si trova, sempre il rifornimento. Poi io ci ho fatto giusto una scappata, come ho fatto giusto una scappata da Tiger, per poi non andarci più adesso per un po', perché comunque sapete benissimo anche voi, appena hanno dato la zona gialla si sono ammassati tutti, io non ho fatto giri in altri negozi assolutamente, sono andata giusto a fare una scappata da Tiger perché dovevo, oltre a quello del centro, volevo andare in quello di Orio perché è sempre un pochino più rifornito, infatti ho trovato le buste sorprese che il centro non c'erano, e poi ho detto facciamo una scappatina veloce da Teddy, abbiamo guardato che non ci fosse tanta gente, ci siamo entrati, proprio ho preso due cose e poi a casa, perché assolutamente. E beh, dai, però sono contenta, ho fatto ancora il mio haul, ho preso le mie buste sorprese che apriremo insieme, e basta. Io, fatemi sapere voi cosa avete trovato, se avete trovato qualcosa di nuovo, insomma qualcosa in più. Non ho preso tantissimissimo di Natale perché comunque, a parte la penna e gli sticker, perché comunque le decorazioni del Natale noi le abbiamo, poi purtroppo tanti di voi mi hanno anche chiesto perché non fai vedere l'albero di Natale, non fai vedere il tuo presepe, allora noi abbiamo poche cose messe giù, un alberello piccolo, un piccolo presepino, poi tutti i piccoli Babbo Natali, elfi un po' sparsi qua, sparsi là, sulla porta, all'entrata, ma è pochissime, poche cose, è un po' pazzo di neve che si illumina, però non abbiamo spazio perché la nostra casa è piccola. Un indomani si sa mai che farò il mio albero di Natale mega gigante, ve lo farò vedere con tutto il cuore. Niente ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme, fatemi sapere nei commenti, sono qua pronto a rispondervi. Ciao ciao.